Buongiorno, buonasera, seconda ragazzi, nuova video recensione, ancora una volta un micro brand, il nome Gentian o Gentian o Gentian, non lo so esattamente quale sia la pronuncia, ma tanto il contenuto cambia poco. Micro brand, ne andiamo a parlare tra pochissimo e tra pochissimo andiamo a parlare anche di quello che è l'orologio che andiamo a recensire, prima facendolo un pochino più in generale, parlando delle linee che propone l'azienda, poi andando nello specifico come sempre con la recensione dettagliata dei contenuti e delle specifiche, poi prova polso, ragazzi. Lo anticipo, un mesh, quindi un bracciale in acciaio un po' particolare, bellissimo, ma non sempre comodo, e chiaramente le conclusioni. Vai! Gentian, direi anche per comodità di italianizzare un pochino il nome, tanto come detto il contenuto non cambia assolutamente, ma qual è il contenuto e soprattutto da chi viene proposto questo contenuto? Da due ragazzi, quindi il brand nasce da pochi anni, da vero poco tempo è un neonato brand, dall'idea di due grandissimi appassionati di orologi e soprattutto di orologi classici. Loro hanno preso ispirazione dai classicissimi del Novecento e hanno riproposto, diciamo, un orologio classico estremamente in tutto il suo pensiero e nelle sue linee e forme, però con delle dimensioni, diciamo così, attuali, più moderne. Quindi troveremo, e lo andiamo a vedere poi più nel dettaglio quando vado a fare, quando andiamo a, come dire, scoprire i segreti di questo orologio, le dimensioni sono non più quelle degli orologi classici degli anni, diciamo, del metà secolo Novecento, eccetera. Per quanto riguarda le linee proposte, fondamentalmente la linea è una sola, poi ci sono, diciamo così, quadranti un po' differenti, cinghietti diversi, ma l'orologio di per sé è sempre lo stesso. Lo iniziate a vedere dalle immagini di sottofondo, come detto, elegantissimo e classicissimo, probabilmente il più classico che abbia mai recensito in questo canale, non mi dispiace per nulla, se devo essere completamente sincero. Per quanto riguarda invece la confezione, il packaging, mi soffermo un pochino, nel senso, l'idea è buona, la realizzazione secondo me un po' meno. Detto che la controscatola in cartone bianco, piuttosto trasandata, non la faccio neanche vedere perché è al limite dell'impresentabile, così come diciamo quel film di carta che protegge poi quello che è la confezione vera e propria, quindi il cofanetto in legno, anche questa un po' sporca, un po' rovinata, non direi assolutamente negativa. Mentre la scatola di per sé, il cofanetto è diciamo realizzato in maniera discreta. Premium l'idea del cofanetto in legno e la presentazione, la realizzazione diciamo che non è proprio premium. Detto che, come sempre, il box, la confezione può essere un plus notevole se è un regalo, se invece per noi stessi, lo ribadisco praticamente in ogni video, chi se ne importa alla fine. Dimensionalmente molto interessante, per quanto mi riguarda sono le dimensioni perfette per un orologio classico ma moderno, quindi con dimensioni un pochino più importanti rispetto agli orologi classici come erano intesi una volta. Quali sono esattamente? Allora, per quanto riguarda la cassa abbiamo un 40 mm di diametro fuori corona, abbiamo la misura massima log to log, quindi questa misura 48 mm, 20 mm da ansa ansa, quindi 20 mm è la larghezza del cinturino, 11.2 mm lo spessore nella sua massima dimensione e 121 grammi di peso. Ecco, sicuramente il peso aumenta perché l'orologio è fornito, in questo caso poi vediamo anche un secondo cinturino, di orologi in acciaio mesh, quindi sicuramente non la soluzione più leggera per quanto riguarda i cinturini o i bracciali. Per quanto riguarda invece le linee e come è assolutamente strutturata la cassa, a me piace, lo vedete, è elegantissimo, sicuramente vedrete anche le mie ditate, mannaggia non metto i guanti, ok, dicevo, no, elegantissima nelle sue forme, elegantissimo l'orologio, non sono forme particolarmente morbide ma ben fatte, ben realizzate le rifiniture, vedete quanto siano un pochino rudi, diciamo così, alcuni spigoli, alcune sue linee, ma a me piace, devo dire che ricorda in qualche modo alcuni orologi ben più importanti e ben più costosi, evito di scomodarli. Ecco, una cosa che mi piace citare, lo vedrete subito, e a me piace chiamarlo un po' effetto Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Perché dico questo? Perché se lo vedete davanti, è un orologio che ispira assolutamente eleganza e classicità. Come ve lo aspettate dietro? Che riprenda quell'aspetto lì, quelle linee lì, quel discorso lì, invece è completamente diverso. Anzi,
direi che risulta forse più sportiveggiante che non classico. Questo contrasto può piacere o meno, a me non dispiace, non dà particolarmente fastidio, anche perché il contrasto fondamentalmente non si vede. Quando si ha il polso, tutta la parte esposta, diciamo così, lo vedete, è assolutamente lucidissima, non ci sono transizioni nella parte che si vede. Quando poi si toglie e si gira l'orologio, invece si ha questo discorso sportivo. Abbiamo la satinatura, in questo caso dietro, come effetto di lavorazione dell'acciaio, che peraltro è un 316L, quindi buon acciaio, e poi torna a essere lucido l'anello, diciamo così, esterno, che è parte del fondello. Chiaramente, come vedete, a vista permette, tramite, diciamo, questo meraviglioso oblò, di guardare dentro l'orologio. E quello che vedo, onestamente, a me piace molto, ovvero il movimento, ma lo andiamo poi a trattare tra poco. Per quanto riguarda il vetro, devo dire più che promosso, un vetro zaffiro con trattamento antiriflesso, e la sensazione quando lo si ha al polso, quando soprattutto la luce è forte, la luce del giorno, e si muove, si ruota il polso, quel che restituisce come sensazione è piacevole. Davvero ben fatto questo vetro antiriflesso. Gentian, a me, ripeto, piace chiamarlo così, non ha nel suo quadrante particolari complessità. Ripeto, essendo un orologio super classico, ci sta che sia così, non ha nulla di applicato, non ha luminescenza in nessuna sua componente. Abbiamo questo quadrante, questo grigio, che è davvero bello, un pochino cangiante, che cambia anche a seconda dell'inclinazione rispetto alla vostro sguardo, alla vostra vista, ed è davvero piacevolissimo. Una cosa che potete notare, vabbè, abbiamo gli indici, scusate, gli indicatori con numero romano. Ecco, non si vede, o meglio, non lo vedete così, lo vedete nella macro che vi metto come sottofondo. La chicchetta è la scritta, il logo riportato Gentian, proprio nella X, quindi in una delle due, diciamo così, barrette che compongono la X, quindi delle ore 10. Per quanto riguarda le complicazioni, che poi andiamo ancora a vedere ulteriormente col movimento, e abbiamo, vabbè, chiaramente ore, minuti, secondi, abbiamo la data. La data piace, a me non fa impazzire, onestamente, avere il datario. Certo, in un orologio classico ed elegante come questo, però non guasta per nulla. Importante, prima di passare al movimento, volevo parlarvi un attimo dei cinturini. Viene fornito fondamentalmente due cinturini, questo qua, che come detto è un bracciale, un mesh in acciaio. Ci sono due cose per quanto riguarda il mesh. Io non lo amo semplicemente perché molto spesso il mesh tende a far scivolare molto l'orologio sul polso, soprattutto se il peso è squilibrato verso la cassa e la cassa è molto alta. In questo caso non c'è quel problema, ed è per questo che ho lasciato il mesh, che devo dire essere davvero ben fatto nel caso specifico. Ho da dire una cosa per quanto riguarda questo bracciale: mi fa un po' strano vedere la scritta Gecota, che sarebbe praticamente chi gli ha fornito il cinturino, invece di vedere magari sulla chiusura il loro brand. Questo mi fa pensare che sia una scelta per forse risparmiare un po' sui costi, perché probabilmente se lasci il loro brand probabilmente ti fanno degli sconti, non lo so, non entro nel merito, però mi ha lasciato un pochino perplesso questa cosa. Non succede invece, non si ha quel problema con l'altro cinturino, che è questo, un cinturino in pelle, devo dire buona la pelle, ha un forte odore di vernice, quindi questa cosa non, insomma, sì e no. Bella la chiusura, la farfalla, acciaio 316L. In questo caso la scritta e il logo dell'azienda, del brand, viene invece riportato. Movimento uno Swiss Tech S24. Swiss Tech è un'azienda magari poco nota ai più. Che cosa fa? Produce fondamentalmente dei movimenti su licenza scaduta di prodotti ETA, ovvero in quel caso specifico l'S24 non è né altro che il 2824 di ETA, appunto licenza scaduta. Può produrlo fondamentalmente chiunque, o chi è in grado di farlo, chiaramente. Lo fa per esempio Sellita con l'SV200, e questo è Swiss Tech con l'S24. Per quanto riguarda la durata nel tempo, c'è da vedere, non è un ETA 2824, secondo me la qualità è all'incirca quello del Sellita SV200. Ignoro quale sia esattamente il costo, il prezzo d'acquisto di un movimento di questo genere, che peraltro ha fermo macchina, ha ricarica anche manuale. Tra l'altro, la corona, non l'ho detto prima, si svita. Poi chiaramente posizione 1,
si gira in senso orario e si va a ricaricare quello che è il movimento, posizione 2, se ce la facciamo, ok, cambio data sempre in senso orario, posizione 3, tra l'altro sono molto precise le posizioni, cambio ora, vedete che ha anche il fermo macchina perché si ferma la lancetta dei secondi. Torniamo un attimo alla parte dietro dell'orologio, che mi sono dimenticato di dire un paio di cose, prendiamo il pannino così evitiamo di farvi vedere troppe ditate. Abbiamo, oltre alla scritta Gentian, abbiamo anche, vabbè, Swiss Made, abbiamo 100 metri, quindi questo è water resistant a 100 metri di profondità, quindi ragazzi non immersioni, 15 su 100. Questa è una delle cose che mi esalta di più quando si parla di micro brand, perché questo è il quindicesimo pezzo su 100 che saranno prodotti di questa linea, in questa versione qui, e diciamo che l'unicità a me, oltre che piacere, cioè so molto bene che si paga anche. Ancora una cosa, vedete la personalizzazione del motore, del movimento, perché la lunetta, tra l'altro dorata, riporta la scritta del brand Gentian, 29 joules, sì, ho dimenticato di dire 29 sono i rubini, esatto, le prestazioni del motore, 29 rubini, 28.800 le oscillazioni, chiaramente un orologio da un movimento piuttosto preciso. Viene riportato anche qua lo Swiss Made. Ragazzi, eccolo al polso, lo vedete, elegantissimo, bello, perfetto con il mio polso da 18,5-19, l'espressione dell'eleganza è massima, il mesh è bello, a me piace da vedersi, ripeto, generalmente non comodo, ma in questo caso non si ha l'effetto fastidioso che questo, quello che tende a, a uscire da quella che è la giusta sede, ecco, diciamo così, con gli orologi che pesano, che hanno la cassa molto più pesante. In questo caso, ripeto, non abbiamo quel fastidio e risulta al polso piuttosto comodo. Se devo scegliere questo orologio tra il mesh e l'altro cinturino in pelle, beh, io non ho dubbi, molto più affascinante in questa versione. Ragazzi, per concludere, l'orologio a me è piaciuto, non ho ancora parlato del prezzo, lo faccio adesso. Se andate sul sito ufficiale, che vedete peraltro in description, trovate i vari modelli, il prezzo, essendo praticamente sempre lo stesso modello, cambia poco, più che altro cambia a seconda del cinturino, se volete il mesh o solo il cinturino in pelle, costa $499 quello cinturino, col cinturino in pelle, 525 quella versione con il mesh, dollari, quindi in euro, fate voi il calcolo, si scende sotto i 450 euro, circa più o meno quella è la cifra. Vale la pena comprarlo? Beh, io penso che il contenuto ci sia, ragazzi, abbiamo un bellissimo, allora innanzitutto è bello il design, un classicissimo ma con forme moderne, quindi a me piace come concetto, soprattutto col mio polso, diciamo, mediamente importante. Mi piace tantissimo il vetro zaffiro che monta l'orologio, il motore, ragazzi, Swiss Tech S24, quindi fondamentalmente un ETA 2824 non prodotto da ETA, quindi sicuramente un buonissimo movimento. Il box, come detto, bella l'idea premium, ma la realizzazione, diciamo, poteva essere un po' meglio, ma nel complesso e nel computo totale io direi che il prezzo assolutamente può valerlo. L'orologio mi è piaciuto, quindi sì. Non ho trovato grandi difetti e ribadisco, il mesh assolutamente eccezionale da vedersi, e soprattutto rende è ancora più elegante l'orologio, da polsarsi forse non è il massimo della comodità, ma lo dico in generale. Ok ragazzi, se vi è piaciuta la recensione, chiaramente un like, i contenuti, se vi piacciono i contenuti di questa recensione e delle altre, se avete visto anche le altre, perché no? Un'iscrizione al canale, che peraltro ricordo essere gratuita, mi farebbe assai piacere. Ciao, alla prossima!